Cari amici e amiche telespettatori, telespettatrici di Tele San Domenico, buonasera. Queste immagini vi giungono in diretta dalla città di Sansepolcro, in particolare dalla chiesa concattedrale di San Giovanni Evangelista, dove fra qualche minuto avrà inizio la celebrazione eucaristica nella terza domenica di Pasqua. Una celebrazione particolarmente solenne questa sera, non soltanto per il tempo pasquale nel quale siamo immersi, ma perché il vescovo Riccardo Fontana dà avvio questa sera alla sua visita pastorale nelle parrocchie della città di Sansepolcro. Sarà presente da questa sera sino al 17 di maggio nel comune di Sansepolcro, nella città, nelle sue frazioni. Avrà modo di visitare capillarmente tutte le comunità cristiane che sono in questa eletta porzione della diocesi, e sarà questo il momento conclusivo della visita pastorale in terra di Valtiberina. Prima di Sansepolcro, infatti, l'arcivescovo Riccardo Fontana ha visitato i vicariati di Anghiari, Monterchi, Caprese, Michelangelo, Sestino, Pieve Santo Stefano e Badia Tedalda. Era rimasto il capoluogo di vallata. La visita canonica della diocesi costituisce per il vescovo non solo un obbligo giuridico, ma una esigenza pastorale di assoluta necessità. Mediante la visita canonica, il vescovo mantiene contatti personali con il clero e con gli altri membri del popolo di Dio. È occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli, consolarli. È anche l'occasione per richiamare tutti i fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e a un'azione apostolica più intensa. La visita gli consente inoltre di valutare l'efficienza delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale, rendendosi conto delle circostanze e delle difficoltà del lavoro di evangelizzazione per poter meglio determinare le priorità e i mezzi della pastorale organica. Dunque tocca a Sansepolcro, la nostra regia ci sta mostrando le immagini dell'affresco della resurrezione di Cristo, opera principale di un grande figlio di questa terra biturgense, Piero della Francesca. La resurrezione si trova attualmente nel Museo Civico, in quello che un tempo era il palazzo della residenza, e dunque la resurrezione è simbolo non soltanto della comunità cristiana che sta in Sansepolcro, ma è simbolo dell'intera città che porta in sé il nome del Santo Sepolcro di Gerusalemme, e che proprio nel 2012 ha celebrato il primo millennio della propria esistenza. Ricordate molto bene le straordinarie immagini della visita in Arezzo e poi a Sansepolcro del Santo Padre Benedetto XVI, visita che fra l'altro fu anche originata dalla occasione della celebrazione del primo millenario della storia di Sansepolcro. Nel 1012 è la data convenzionale di fondazione della chiesa cattedrale. Le immagini in diretta si riferiscono proprio all'interno del Duomo di Sansepolcro, 1012, quando sarebbe stata posta la prima pietra dell'abbazia benedettina prima, poi camaldolese, che costituisce il nucleo della città di Sansepolcro. Vedete, alcuni fedeli stanno attendendo qui in concattedrale l'arrivo della processione che condurrà il vescovo, i sacerdoti, i parroci della città di Sansepolcro, i canonici della concattedrale e i diaconi e gli altri ministri per l'avvio della celebrazione eucaristica. Ma si tratta di una celebrazione eucaristica in forma stazionale, cioè una prima parte dell'accoglienza del vescovo nella chiesa di San Francesco, a poche centinaia di metri dalla chiesa concattedrale. Qui il vescovo, proprio mentre noi vi stiamo parlando, viene accolto all'ingresso della antica chiesa francescana, in segno di amore e devozione del popolo fedele verso il buon
pastore, i sacerdoti attendono preparati per la messa e le campane hanno accolto il vescovo a festa. Vi dicevo, un primo momento di questa celebrazione si svolge nella chiesa di San Francesco, vicario foraneo, Monsignor Giancarlo Rapaccini, che è anche il parroco e arciprete del Duomo di Sansepolcro, ha pronunciato una preghiera di accoglienza per il vescovo e quindi è il vescovo stesso a dare avvio alla celebrazione, ricordando in che cosa consiste la visita pastorale. Quindi il vescovo, i ministri e il popolo che sono raccolti nella chiesa di San Francesco al canto delle litanie lauretane si porterà verso la cattedrale per l'inizio della messa. Sentite nel sottofondo il seminarista Luca Vanini ha iniziato il canto delle litanie, segno che la processione si sta portando verso la chiesa concattedrale per la celebrazione eucaristica. Vi dicevo della visita pastorale che si avvia questa sera, un'occasione importante che il diritto della Chiesa vuole il vescovo compia ogni 5 anni. In realtà il codice di diritto canonico chiede che il vescovo visiti durante l'anno tutte le comunità della diocesi, sicché al termine di un quinquennio egli possa averla visitata tutta. In realtà nei tempi moderni il vescovo è molto presente, molto più che in passato, anche per ragioni logistiche, nelle parrocchie della diocesi. Tutti noi lo vediamo per le occasioni più importanti delle nostre comunità, ma la visita pastorale è qualcosa di ancora più intenso. Il vescovo l'ha indetta a fine dicembre 2013, la visita pastorale si è avviata all'inizio del 2014, ha interessato prima le parrocchie della Vallata del Casentino, quindi la Valtiberina, e ora dopo la pausa per le feste natalizie e poi per il tempo quaresimale e pasquale, riprende per concludersi in questo mese a Sansepolcro. Il senso di questo momento l'ha ben spiegato il Vescovo nel suo messaggio d'indizione. Dice il Vescovo: sto avviando il momento più significativo del mio ministero itinerante. Faccio mie le parole dell'Apostolo Paolo. Desidero ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale perché ne siate fortificati, o meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la fede che abbiamo in comune io e voi. Il senso della visita, riassunto in alcuni titoli del messaggio, innanzitutto ridire a tutti il Vangelo. Scrive il vescovo: per un atto d'amore Dio si è fatto vicino all'uomo nella povertà di Betlemme, si è manifestato agli angeli, ai pastori del presepe, ma anche ai santi re magi. L'Epifania, che scegliamo come icona di questa visita pastorale, ripete nel tempo la volontà di Gesù di farsi presente a tutti. La Bibbia, scrive ancora il vescovo, insegna che il vescovo deve essere l'angelo della Chiesa che gli è affidata. In questo passaggio della nostra storia comune, dove molti sono scoraggiati, come l'angelo del Vangelo, mi piace ripetere ad ogni persona che incontro: sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annunzio, l'annunzio cioè che Dio si è fatto uomo e si rende presente a tutti. Un secondo aspetto della visita è essere vicini alle gente. Farsi vicini alla gente, scrive l'arcivescovo Fontana, è il senso della visita pastorale. Il mio proposito è, per quanto possibile, incontrare tutti quelli che vorranno farsi raggiungere, a cominciare dai poveri, da chi ha sofferenza nel cuore o per la salute che viene meno. Vorrei anche andare a cercare le ragazze e i ragazzi, che sono il dono di Dio e la prova che il Signore non ci abbandona. Vorrei dire a tutte le famiglie, soprattutto a quelle che sono formate da poco, di affidarsi all'amore di Dio. E naturalmente tra i primi obiettivi della visita pastorale, si legge ancora nel messaggio, vi è di incontrare le comunità cristiane nelle parrocchie, nelle aggregazioni che lo Spirito ha fatto sgorgare nella nostra Chiesa. In modo particolare vado a trovare i miei fratelli preti, con molto rispetto e ammirazione per quelli che da anni servono il popolo di Dio, ma anche per quanti, da non molto nel ministero sacro, si impegnano a rispondere con forme nuove rispetto alla tradizione locale, alle necessità
dei cristiani che hanno vero bisogno del sacerdozio. Vado a conoscere da vicino le realtà che ho già incontrato celebrando la liturgia per le feste e i sacramenti, soprattutto per la cresima e le stazioni quaresimali. Vado a riproporre a tutti la carità e la solidarietà che sono il distintivo di ogni cristiano. Sono convinto che occorra contagiare dell'entusiasmo della fede i più tiepidi, ridare speranze ai più forti, esercitare cioè quel ministero pastorale che ogni parroco ha il diritto di vedere condiviso dal vescovo, nella ferialità, nelle sedi tradizionali delle aggregazioni cristiane, ma anche nelle fatiche di una missione alla quale ci stanno aiutando sacerdoti venuti a fare i missionari in mezzo a noi, provenienti da chiese sorelle di altra cultura ed esperienza. Ed ecco infine quello che il vescovo intende, dice: vorrei esercitare qui il ministero del facilitatore, vorrei cioè essere di aiuto a chi vuol passare il fiume delle proprie indecisioni e del peccato per ritrovare il senso delle cose. Invoco, come nella terra dove sono nato, Cristoforo, il santo traghettatore, sperando di fare esperienze simili alle sue. Dunque queste le parole che il vescovo ha rivolto alla nostra comunità diocesana, annunciando nel 2013 la visita pastorale, che ora lo vedrà impegnato nel prossimo mese a Sansepolcro. Tanto vediamo, le nostre telecamere inquadrano i turiferari, la croce, i ceri attorno alla croce, e intravediamo già i diaconi, la processione dei ministri che sta facendo il suo ingresso nella antica chiesa concattedrale di San Giovanni Evangelista, e anche noi ci disponiamo a seguire in silenzio questo sacro rito. Sante mi Dio, San Bonifacio, San Tommaso Becket, Santi Giovanni Fischer e Tommaso Moro, San Nicola Pichi, Sante Perpetua e Felicità, Santi e Sante di Dio,
Esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito. E come oggi si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro disse al popolo: il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi, invece, avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. Parola di Dio. Cantiamo insieme e diciamo: risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. In pace mi corico e subito mi addormento, perché tu solo, Signore, fiducioso, mi fai riposare. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo.
il giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice «lo conosco» e non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo e in Lui non c'è la verità. Chi invece osserva la Sua parola, in Lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Signore Gesù, facci comprendere le scritture, arde il nostro cuore mentre ci parli. Vescovo ha infuso l'incenso nel turibolo, ora benedice il diacono perché possa annunziare degnamente il Vangelo dal lambone. Ora si forma la processione con il libro dei Vangeli. La particolare solennità di questo momento indica che attraverso il diacono è Cristo stesso che si rivolge all'assemblea nel brano del Vangelo che sarà proclamato. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostro loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora che erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme.
Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Cari miei fratelli preti, cari diaconi, popolo santo qui adunato, il Signore ci dia pace in questa domenica terza di Pasqua in cui cerchiamo di ravvivare il senso di Chiesa che è la nostra identità. A Gerusalemme, la sera di Pasqua, nel Cenacolo, gli undici insieme a un po' d'amici, tutti accomunati da una storia comune, tutti desiderosi di imparare qualcosa in più dal Signore. Che lezione quella sera! Una giornata sconvolgente per le novità. Il sepolcro vuoto, le donne che raccontano come gli angeli gli avevano detto: vi precederò in Galilea. I due che erano tornati da Emmaus, sai, sono 11 chilometri, di notte, 2 ore e mezzo almeno di cammino, perché Cleopa e quell'altro suo amico ritornano a Gerusalemme? Perché a Gerusalemme c'è la Chiesa, e mentre stanno lì a raccontare tutto quel che è avvenuto, ognuno dice il suo. Ci arriveremo mai a un'assemblea in cui tutti aggiungiamo del nostro e facciamo sapere come il Signore è buono con noi? Beh, a quel punto, Shalom, Gesù con il saluto ebraico dice: la pace sia con voi. Ma che succede a quel punto? Una vicenda strana e singolare, perché erano tutti buoni, erano tutti bravi, erano tutti esperti, sapevano tutto, quei discepoli del Signore sembravano le nostre brave persone che fanno parte della nostra esperienza cristiana, le tradizioni, e chi ne sa? Come si fa in certe occasioni, quando è il giovedì santo, il venerdì santo, quando è la festa di quel santo, di quell'altro? O bimbi, ma non funziona così. Gesù arriva e la prima cosa che succede è che pensano sia un fantasma. Non lo riconoscono. L'è finita quella sera di Pasqua, l'è finita la religione tradizionale, quella che avevano portato avanti gli ebrei con tutti i loro festeggiamenti di Pesa, della festa delle capanne, di Kippur. Che succede? Gesù fa il suo. Prova a farsi riconoscere. Dice: guardate, vedete, vedete i segni dei chiodi della mia croce. 2 chiodi, uno nella mano destra, uno nella sinistra. 2 chiodi, uno nel piede destro, uno nel sinistro, la lancia di Longino che gli ha aperto il costato. Ma sarà vero? E
credo che questo è quello che la gente del nostro tempo seguita a chiedersi: ma sarà vero o sarà una di quelle cose che si raccontano per chiesa? Allora Gesù fa un gesto ulteriore, chiede da mangiare, gli portano un po' di pesce avanzato, era dopo cena, si mette a mangiare con loro e si meravigliano. Ci sono tre verbi che Luca evangelista fissa nell'Evangelo. Il primo, che erano impauriti; il secondo, che erano meravigliati; il terzo, che erano stupiti. Gesù mostra d'essere in mezzo alla sua chiesa, all'assemblea adunata. Certo, erano meno di quelli che stasera siete in Duomo, ma è Gesù in mezzo alla sua gente che noi siamo venuti a riconoscere stasera. Io proverò a fare come uno dei discepoli di Emmaus, quello di cui non si sa il nome. Vorrei essere che vengo a visitare la chiesa di Gesù e a vedere se insieme riusciamo a riconoscerlo. Quei due che di notte si rimettono in cammino pur da arrivare a incontrare la chiesa, quei due ci hanno un fascino in più, perché hanno riconosciuto Gesù nell'atto di spezzare il pane. I santi padri della Chiesa dicono tutti che quando si ragiona di questo spezzare il pane, si parla, ragazzi, si racconta la messa. Ora io vorrei chiedere a voi, che tra poco siete i cresimati, io vorrei chiedervi: ma dalle nostre messe si vede che Gesù è in mezzo, che c'è qui Gesù? Si riesce a vederlo? Le nostre messe, se Gesù è davvero in mezzo a noi, se Gesù è davvero qui stasera in mezzo a noi e seguita a dirci pace, è un'avventura talmente bella che vale la pena davvero di correre 2 ore e mezzo nella notte pur di incontrarlo. Ma si vede, come si vede che Gesù è in mezzo? Si vede dalla qualità della nostra appartenenza alla Chiesa, se siamo capaci di dare il primo posto alla dimensione soprannaturale, se preghi, se hai abitudine di meditare il Vangelo, se sei capace di carità. Nelle nostre messe si vede che questo è un popolo disposto ad aiutare chi ha bisogno. Si riesce a far capire a loro qui che sono il nostro futuro, il dono, il regalo che Gesù Cristo ci sta facendo per farci vedere com'è la Chiesa a San Sepolcro domani. Voi siete il futuro, ci fa vedere il Signore un pezzetto di futuro. Una Chiesa dunque che sa pregare davvero. Ma se voi stessi siete i primi che quando si tratta di venire alla messa vi trovate in difficoltà,
Allora credo che bisognerà capirci, capirci bene. Ci sarà da toccare qualche cosa da rimettere insieme? Che fanno di fronte a Gesù che vuole stare in mezzo alla Chiesa? Che fanno? La rimettono insieme. Da Emmaus arrivano fino a Gerusalemme. Rimettere insieme la Chiesa. Riusciremo in San Sepolcro a rimettere insieme la Chiesa? Avere la carità di rapportarci tra di noi, garantendo certo tutti i servizi, perché sarebbe folle far diversamente, ma essere un cuor solo e un'anima sola, come dice la Scrittura. Che gli passiamo ai ragazzi? Un cuor solo, un'anima sola. Certo, ci abbiamo una tradizione molto pesante, ormai ci conosciamo bene. Prima di noi, in San Sepolcro, di carità ne hanno fatta in quantità enorme. E certamente sarà la tua nonna che ti dirà quando andrai in cielo: ma che avete imparato da noi? L'avete fatta quel che vi avevamo insegnato? No, non abbiamo fatto, perché non si vede, perché dei ragazzi ce ne abbiamo soltanto una piccola parte, perché siamo ridotti senza preti, perché non riusciamo più ad avere il verso spirituale. La sapete, la vocazione che manca di più al giorno d'oggi è quella del matrimonio cristiano. Siamo pieni di gente che si mette insieme e si scioglie, ma di matrimoni cristiani, quelli che sono capaci di offrire per esempio un figlio a Dio, vogliamo chiedercelo insieme. Io sono venuto a fare la visita pastorale dopo 20 anni, perché questi sono i temi. Vogliamo rimettere insieme questa realtà bellissima che è la Chiesa in San Sepolcro. Insieme. Insieme è l'avverbio che esprime tutto il Vangelo. Insieme. Ognuno col suo dono. Qui abbiamo avuto storie assai belle, anche coi movimenti, anche con esperienze che hanno segnato la vita del nostro popolo. Ora è il momento di rimetterla insieme, ma aiutate. Si tratta di rammendare gli strappi, di ricercare il modo con cui possiamo rientrare in sintonia. Sai, noi adulti si sopporta di tutto, siamo avvezzi a sopportare di tutto, ma c'è un punto dove si scatta tutti. Se ti toccano mamma, si scatta tutti. Se, diceva San Francesco, la Santa Madre Chiesa, se ti toccano la Santa Madre Chiesa, siamo ancora capaci di far prevalere l'amore per Gesù vivo in mezzo a noi, che a volte sono necessarie perché servono a far meglio, e se servono a far meglio sono benvenute. Ancora capaci di avere questa visione soprannaturale, bella, bella. Io resto incantato ancora ogni volta che Piero della Francesca davanti riesco a meditarci. Che senso alto di Dio va quella gente. Nati. Noi oggi siamo richiesti dal Signore: siate miei testimoni. Non gli basta che nella Chiesa del Signore non c'è nessuno che fa lo spettatore, siamo tutti comprimari.
ci tocca a tutti, ognuno il suo. Se la visita pastorale non serve perché ognuno ritrovi la sua vocazione di marito e di moglie, quella di costruttore dell'ordine spirituale delle cose, o chi aiuta la a vedere come si fa, a ridirci insieme le cose che il Signore ci ha insegnato attraverso i secoli. Siamo a ritornare davanti a Gesù sacramentato con gli occhi fissi al volto santo, a chiedere la conversione del cuore. Siamo in questa chiesa incantata e bellissima. Sapete chi c'era nel cenacolo insieme con gli undici che erano rimasti sconcertati quel giorno di Pasqua, tutti pieni? C'era la Madonna, e ce l'abbiamo anche noi stasera in mezzo a noi, a ripetere la nostra fiducia nel Signore, la nostra voglia di essere i figli nel Figlio, di avere il coraggio di chiedere al nostro presbiterio, più che il fare l'essere, che ci aiutino a convertirci. Gesù risorto porta in mano, nelle sue mani trafitte, porta due doni di eccezionale valore: la conversione e il perdono dei peccati. La conversione vuol dire che se credi nelle parole del credo, ma soprattutto se credi nella persona di Gesù risorto, è possibile cambiare il mondo. Ragazzi, coraggio, si può cambiare. Seminaristi, coraggio, si può cambiare. Il perdono dei peccati dice che la grazia del Signore è così abbondante che c'è spazio anche per me. Ridiamo speranza a questa città, ridiamo respiro al nostro popolo, perché incontrando noi incontrino Gesù. Lui, il suo santo nome, è il punto fermo della nostra gioia. Ora proviamo a ripetere insieme la parola del Signore. So, cari ragazzi, che vi preparate alla cresima, che stasera è un giorno speciale per voi, perché è il giorno in cui, lo dico con la parola precisa, quella del linguaggio liturgico proprio, è la traditio simboli. Stasera la Chiesa vi affida la fede, non il cartoncino del credo, che quello è necessario per impararlo a mente, ma ti fidi, ragazza, in Gesù? Vuoi essere in amicizia con Dio? Lo chiedi il suo dono, la sua forza, la sua benedizione? Ecco, noi tutto questo stasera proviamo a rifare con la Santa Assemblea. Ragazzi, io vorrei che scopriste che su questa fede ci giochiamo la vita tutti. Noi preti che siamo qui, e siamo i vostri preti, ma anche i genitori, anche i nonni e i nonni dei nonni, tutto il giro, la Santa Assemblea si ritrova in questa fiducia grande che apre la strada, non già a Gerusalemme come i piccoli discepoli di Emmaus, ma verso il paradiso, la Gerusalemme del cielo, che è nostra madre.
prima della, che l'Assemblea pronunci il credo in risposta alla parola che è stata proclamata, abbiamo sentito che si svolge questo momento in cui il Vescovo affida. Ragazze, vorrei che passasse attraverso di voi, passasse alla generazione nuova e voi a vostra volta riusciate a passarlo agli altri, a quelli che verranno dopo di voi. Sfilano davanti al Vescovo i giovani che domenica 31 maggio riceveranno, sempre per la preghiera e l'imposizione delle mani dell'arcivescovo Riccardo Fontana, il sacramento della confermazione, il sacramento della cresima, e vedete ricevono questo piccolo quadretto nel quale è riportato il simbolo degli apostoli, e al termine di questo momento tutta l'assemblea pronuncerà il credo. E ora che i nostri ragazzi ce l'hanno in mano la fede, mettiamola nel cuore tutti insieme, dai. Credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore, per le comunità parrocchiali e le aggregazioni ecclesiali, perché attraverso di loro la nostra Chiesa diocesana cresca nell'unità della fede, nella fortezza della speranza, nell'ardore della carità e della missione evangelica. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i sacerdoti, per quelli che da anni servono il popolo di Dio, e per quelli che da non molto impegnati nel ministero sacro, perché si impegnino con spirito rinnovato a rispondere alla necessità dei cristiani ad essere il santo gregge del Signore, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le famiglie, particolarmente per quelle formate da poco o che hanno problemi, perché si affidino all'amore di Dio manifestato dalla Chiesa e facciano tesoro delle esperienze della fede dei più anziani, preghiamo. Per i ragazzi e i giovani, prova della fiducia di Dio nell'umanità a motivo di speranza per tutti, perché siano aiutati dai genitori, dalla comunità cristiana, dalla scuola e dalla società intera a realizzarsi nella giustizia e nell'impegno a costruire un mondo migliore, preghiamo.
per ogni cristiano della nostra diocesi, perché mediante la preghiera, la direzione spirituale e la frequenza ai sacramenti ciascuno progredisca spiritualmente e condivida con gli altri la grazia ricevuta dal Signore, preghiamo. Per i poveri e per chi è provato dalla sofferenza fisica e spirituale, perché sperimentino la provvidenza di Dio e la carità di noi cristiani, preghiamo. Per la defunta Anna Maria e tutti i nostri defunti, perché il Signore li accolga nel suo regno di pace e di gioia, preghiamo. Per tutti noi, perché facendo esperienza dell'amore del Signore sappiamo convincere tutti a praticare la carità, misura della nostra concretezza cristiana e dell'amore che portiamo a Gesù e al prossimo, preghiamo. Vedete che tutto il nostro seminario stasera è qui. E siamo ridotti proprio al lumicino. Se non era arrivato Simon da Varsavia ad aiutarci, dall'Ecuador Alessandro, il nostro buon Luca che è laggiù in fondo, che è rimasto un segno della presenza in mezzo a noi, e Daniele che è diacono e tra breve sarà prete. Come si va avanti? Io chiedo al Signore che alla mia povera voce unisca la sua potente e chiami dei ragazzi al sacro ministero. Preghiamo. Voglio chiedere aiuto a Don Alberto, che ricordiamo stasera nel Signore, in questo momento importante, perché ci aiuti a rimettere insieme le varie parti della nostra diocesi, ma soprattutto in San Sepolcro ci riesca di essere un cuor solo e un'anima sola. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Io stasera offro questa messa per il mio predecessore Pompeo Ghezzi, il grande vescovo che insegnò il catechismo a tutti, la dignità a ciascuno, fece arrivare il lavoro per tutti e riuscì a pensare ai ragazzi come segno di futuro. L'oratorio che costruì con una fatica immensa torni ad essere il punto d'incontro di tutta la nostra gioventù. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio, vittima di espiazione per i nostri peccati, hai posto il fondamento della riconciliazione e della pace, apri il nostro cuore alla vera conversione e fa di noi testimoni della umanità nuova, pacificata nel tuo amore, per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa e poiché le hai dato motivo di tanta gioia, donali anche il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, sei immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del Regno dei Cieli. In Lui morto e redenta la nostra morte, in Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, fonte d'ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ahem.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la nell'attesa della gloria. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro Vescovo Pompeo, che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua resurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. È sepolto qui, ammettiti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua è la tua potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi con gioia il dono della pace. Grazie. Grazie. Il Signore ci ascolti un po'. Grazie.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il Vescovo si comunica al corpo e sangue di Cristo, dopo di lui i sacerdoti concelebranti e poi saranno comunicati i diaconi e infine l'intera assemblea. Intanto il coro esegue il canto di comunione. Il coro che ha accompagnato questa celebrazione eucaristica è una corale molto nota a Sansepolcro, la corale Domenico Stella, diretta dal maestro Fiorucci. È una delle corali che per tradizione accompagna i momenti liturgici più importanti nella Basilica Concattedrale e nelle altre chiese della città. La celebrazione eucaristica che state seguendo è la messa vespertina nella terza domenica di Pasqua. Questa sera a Sansepolcro il Vescovo con questa celebrazione eucaristica avvia la sua visita pastorale nella città di Sansepolcro e sarà presente in Sansepolcro, nel centro, nelle parrocchie di periferia, nelle parrocchie delle frazioni, sino al 17 di maggio con un fitto programma di appuntamenti che anche Tele San Domenico avrà modo di ricordare e documentare nelle prossime settimane. Thank you.
preghiamo. Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo che è rinnovato con i sacramenti pasquali e guidalo alla gloria incorruttibile della resurrezione per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, con questa celebrazione è iniziata ufficialmente la visita pastorale del nostro Vescovo, la quale sarà in qualche modo svolta attraverso degli incontri comunitari che riguarda tutta l'area pastorale e poi altri incontri invece sono specifici di ogni comunità parrocchiale. Ecco, incominciamo subito con questa settimana. Abbiamo domani mattina con le scuole Buonarroti e poi abbiamo nel pomeriggio, cioè la sera alle 21, l'incontro con tutti i catechisti e verrà fatto nella parrocchia di San Giuseppe. Poi mercoledì invece l'incontro comunitario con gli operatori della liturgia nella parrocchia di Santa Maria. Poi giovedì l'incontro sempre comunitario con i consigli parrocchiali pastorali e per gli affari economici verrà fatto qui nel Palazzo del Vescovo, sempre alle 21. Il 24 il Vescovo lo dedicherà poi agli ammalati di San Paolo. Comunque trovate tutte le iniziative in questo foglio che uscendo, penso in tutte le parrocchie, sia stato consegnato. Comunque le potete ritirare in fondo alla chiesa. Ecco, sabato prossimo ci sarà l'incontro comunitario con i migranti nella parrocchia di San Giuseppe. Ecco, noi salutiamo il nostro Vescovo, gli diciamo grazie di essere venuto e speriamo che sia anche una bella occasione per crescere insieme. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie. Con la benedizione del Vescovo, il canto finale termina la celebrazione eucaristica della terza domenica di Pasqua, celebrazione che ha segnato l'apertura della visita pastorale in San Sepolcro dell'arcivescovo Riccardo Fontana. Su queste immagini che vi giungono dalla concattedrale di San Sepolcro terminiamo la nostra lunga diretta. Documenteremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questa visita pastorale, poi insieme nuovamente dalla concattedrale chiuderemo con la trasmissione in diretta della celebrazione eucaristica il prossimo 17 maggio. Da Massimo Rossi al commento, Gianni Bucai in regia, dai nostri operatori vi giunga il nostro cordiale buonasera.